sono nato in America e mi sono trasferito qua quando avevo 3 anni. Durante gli anni mi è sempre piaciuta la programmazione. Tant'è vero che ho studiato all'ITIS informatico a Ferrara e poi mi sono iscritto ad ingegneria informatica. Per vari motivi la mia famiglia è tornata a vivere in America e mi sono ritrovato a vivere qui da solo. Purtroppo la carriera universitaria non era più fattibile in quanto avevo bisogno di trovare un lavoro in fretta. Mi sono imbattuto su un corso della IAL di Modena per IFTS e programmazione PLC. È stata tosta frequentare questo anno scolastico perché ho dovuto fare da pendolare tra Ferrara e Modena e prendevo 2 treni ogni giorno per riuscire a frequentare le lezioni. Alla fine del corso siamo andati a visitare un'azienda molto grande nel Veneto. Durante questa visita ci hanno chiesto di inviare i curriculum. Alla fine del corso, dopo essere uscito dal corso con 100 e lode, ho inviato il curriculum e ho iniziato a lavorare per questa azienda. Dopo quasi un anno in questa azienda mi è arrivata una proposta di tornare a lavorare più vicino alla mia famiglia e di poter andare in America a gestire l'impianto nuovo che sta aprendo. Durante i 9 mesi del mio percorso formativo allo IAL mi sono veramente trovato benissimo. C'erano tante bellissime persone, ho avuto l'opportunità di incontrare dei professori che hanno tantissima voglia di insegnare e dei compagni di percorso che mi hanno aperto a nuovi mondi e nuove conoscenze incredibili. Inoltre è un percorso veramente interessante per chiunque voglia entrare nel mondo dell'automazione e lo consiglio vivamente a chiunque pensi di voler entrare in questo mondo. Ho sempre fatto un po' più di fatica nel studiare le cose teoriche e studiare tanto sui libri. Mettendo mano in concreto sulle cose reali del mondo lavorativo mi ha aiutato parecchio anche a superare alcuni dei miei colleghi che hanno l'attestato dell'università. Bisognava avere come requisito per la scuola dell'estetica aver compiuto almeno 16 anni e quindi ho fatto un biennio un po' a caso, ecco, se devo essere sincera. Ho capito che questo sarebbe stato il lavoro della mia vita perché ho avuto un sacco di soddisfazioni anche da stagista. I professori ci tenevano molto, dovevamo dare il massimo. Il mio posto l'ho trovato perché dopo insomma qualche anno da dipendente il mio obiettivo era aprire il mio centro estetico e 2 anni fa ce l'ho fatta e quindi io sono contentissima. A scuola ti insegnano un mestiere e ti trovi nel mondo del lavoro e quello è. Io credo di aver avuto sempre la passione della cucina, la domanda è quando l'ho scoperta, cioè quando ho scoperto che questo era quello che volevo fare ed è stato più o meno intorno alla prima superiore. Sono andato a fare il liceo scientifico, è andato male. Per metà anno ho passato tutti i giorni a guardare il Gambero Rosso Channel, ma proprio di continuo, tant'è che mio padre non ne poteva più. E l'intuizione è stata quella di mia mamma, a metà anno quando avevo 6 materie sotto, mi ha detto se recuperi tutte le materie, secondo me puoi andare a fare alberghiero perché se ti piace vai. Mia mamma insegnava latino e greco. Fai quello che vuoi, segui il tuo cuore, secondo me è stata una scelta coraggiosa, infatti il locale si chiama così, si chiama Patrizia, in dedicato a mia mamma perché se no non sarei qua, no? Senza quell'aiuto da parte sua. E sono cambiato da così a così.
La Serra è una scuola complessa nella sua integrità, è una scuola che necessita tanto anche proprio di un volere personale, cioè tu devi voler fare ristorazione. Subito dopo la scuola sono finito da Bottura e ho fatto 2 anni lì, quindi c'è il passaggio da scuola a migliorare il mondo. Sentivo che mi mancava un pezzo e il pezzo era tutta la parte di lavoro vero, no? Di gavetta che andava fatta. Sono andato a Roma, sono andato da Pascuccia al Porticciolo, che è un ristorante stellato di Fiumicino, che ha vinto il miglior ristorante di pesce d'Italia. E lì da Pascucci sono rimasto per 4 anni fino a diventare sous chef. Quindi sono stato poi al Sant'Ubertus da Niederkofler, sono finito all'Alchemist a Copenaghen durante un'altra stagione. Mi hanno selezionato per un concorso che si chiama Miglior Chef Emergente d'Italia. Ho vinto, quindi sono diventato Miglior Chef Under 30 d'Italia per il 2021 e da lì ho detto, ma chi lo sa, magari posso provare a lanciarmi in una roba mia. Sono tornato a Modena e ho trovato l'occasione giusta per iniziare la mia nuova avventura. È un locale che di 120 metri quadri a Modena, dove però c'è tutto me stesso e tutto il mio mondo. E in questo mondo fanno parte anche ovviamente il mio staff e i miei ragazzi, e siamo tutti under 25, cioè io sono il più vecchio qui dentro. Abbiamo 2 ragazzi, Marcello e Federico, in cucina, che hanno 19 anni, che sono appena usciti dalla scuola, tra l'altro. Abbiamo una ragazza in sala che si chiama Elettra, che ha fatto Serra Mazzoni, che ne ha 23, e c'è Irene, che ci aiuta anche lei in sala, che ne ha 19, appena fatto Serra Mazzoni. Siamo un gruppo di 5 ragazzi che hanno questo obiettivo di lanciare un messaggio che ce la si può fare, cioè i giovani hanno voglia di fare, di dirla loro semplicemente. La parte del Loyal, questa è stata fondamentale. Io avevo un'idea, cioè questa idea di la zuppiera d'Ignazio è sempre stata un sogno nel cassetto per me. Però io ho fatto tutt'altro nella vita fino a 39-40 anni. Diciamo, non ho mai avuto il coraggio di provare veramente a farlo, perché ho sempre pensato che fosse un'idea matta o comunque un'idea, diciamo, non certa per un futuro certo. Volevo un lavoro sicuro, volevo uno stipendio sicuro. Cioè io lavoro e automaticamente alla fine del mese ho uno stipendio. Qui non è così. Che lavoro facevi? Il commerciale per un'azienda di smaltimento di rifiuti industriali. Attraverso un articolo di un giornale lì ho avuto il passaggio, ho visto la pubblicità dello IAL e di questo corso che partiva con una selezione. Ho detto io provo, se va bene lo faccio. Prendo una formazione seria, nel senso con non solo fatta di nozioni ma anche di opportunità, di persone che incontri, di esperienze di altri che hanno esperienza che io non ho, quindi diciamo vi ringrazio tutti i giorni. Abbiamo appena aperto, posso chiudere solo 2 giorni a settimana, il mio obiettivo sarebbe chiuderne 3 a settimana in modo da fare settimane corte. Questo è un ristorante che io ho fatto da solo, e questo è un ristorante che io ho pagato con i miei soldi e io non sono miliardario. Questo è un ristorante che io ho aperto con fondi regionali, chiedendo dei bandi, chiedendo dei finanziamenti, perché credevo molto nelle mie idee. Io sono veramente felice e l'opportunità di riavvicinarmi alla famiglia per me è un dono incredibile e ringrazio tanto Loyal che è riuscito ad aiutarmi in questo percorso. Una cosa molto importante per rimanere felici è avere il tempo di essere felici. Ho avuto una storia molto difficile nella vita. Da mia madre che ha deciso di andare in Canada un giorno quando ero più piccolo e che sono tornato a casa e non c'era, sono riuscito di nuovo a ritrovare sicurezza in me e a guadagnare fiducia in me stesso. Quindi sono felice.